Bosco e Territorio, edizione 2024, è stata un successo. La Fiera Boster, che mostra le eccellenze dell'Italia forestale, ha ospitato a Bolardo di Ulx migliaia di visitatori e appassionati, insieme alle imprese della filiera del legno. Nata 22 anni fa su idea dell'allora provincia di Torino, la manifestazione è la riprova del valore delle imprese attente alla natura e all'ambiente, come conferma ai nostri microfoni la consigliera delegata alle attività produttive di Città Metropolitana di Torino, Sonia Cambursano. 22 anni fa questa manifestazione nasceva per volontà dell'allora provincia di Torino, di cui la Città Metropolitana ha raccolto l'eredità amministrativa. Sì, credo che questa sia una manifestazione che dimostra come l'ente pubblico possa creare delle condizioni per promuovere lo sviluppo del territorio. In questo territorio la filiera del legno, che cosa di meglio della filiera del legno per promuovere lo sviluppo territoriale? E siccome Città Metropolitana ha nella sua missione istituzionale la promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori, direi che questa manifestazione ne è un esempio perfetto. Attività forestale e anche attività di presidio del territorio, quindi non solo per trarne i benefici dal bosco, in primis appunto il legno, ma tanti altri prodotti, ma anche per valorizzare tutta una serie di servizi ecologici, ambientali e sociali che solo una gestione curata e sostenibile del bosco può dare. A Boster cerchiamo di veicolare questo messaggio grazie agli operatori di settore, grazie alle aziende che propongono macchinari e attrezzature sempre più sicure e sempre anche a meno impatto ambientale, e grazie naturalmente anche a tutti i soggetti operatori di questa filiera che a Boster raccontano come dai nostri boschi si possono ottenere prodotti, manufatti e anche energia rinnovabile, perché ricordiamolo che il legno appunto è anche energia rinnovabile per il riscaldamento domestico.